Il protocollo d'intesa, sottoscritto dal Comune di Nocera Inferiore in tandem con l'associazione Under 40 perché la prevenzione del cancro alla mammella attecchisca anche tra le donne sotto i 45 anni, riaccende i riflettori su un drammatico appello che da tempo lanciano quanti ogni giorno sopportano anche il peso della lotta quotidiana con il tumore. Nell'agro, nonostante le battaglie vinte sulla carta e le promesse, ma verba si sa volant, resta al palo la questione della radioterapia. Per poter fare le mie radioterapie, le mie sedute, sono dovuta andare a Napoli. Qui non ho avuto nessun tipo di appoggio o punto di riferimento per potermi curare, insomma. Quindi, in base alla mia esperienza, io mi sono affidata in mano, ho avuto la fortuna, insomma, di fare capo al professore d'aiuto e al figlio Massimiliano, e loro mi hanno indirizzato per quello che sono state le mie sedute di chemioterapia, di radioterapia e per i controlli, lo screening e tutto. Bisognerebbe tassativamente in ogni paese avere delle giornate di prevenzione, fare delle giornate di prevenzione, ma non solo a livello oncologico di seno, ma veramente tutte, proprio per evitare che poi una persona arrivi ad un punto che non si può più curare, è incurabile. Perché la prevenzione a questo serve proprio per poter cercare di evitare, insomma, il peggio. 6 mesi che aspettiamo delle notizie dal direttore generale dell'ASA, il dottore Squillandri, e dalla regione per sapere il perché non va avanti questa pratica. Sappiamo da notizie di corridoio che gli accrediti sono stati fatti, la commissione è passata sia per Nocera che per Agropoli, però è tutto fermo e non sappiamo quale intoppo è successo. Noi come associazione andremo a fare una richiesta di incontro sia con Caldoro sia con il responsabile dell'ASA, il dottore Squillante, ma cerchiamo di coinvolgere anche le istituzioni, i sindaci e quanti altri.